Torna a manifestare in strada Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale nonché esponente del Movimento 5 Stelle. Dopo i colpi di pistola contro un'auto giovedì scorso al Ferro di Cavallo, con tanto di bandiera tricolore, l'esponente del Movimento 5 Stelle torna a chiedere con forza maggiori controlli e lo sfratto degli abusivi che occupano le abitazioni popolari. Giovedì pomeriggio ci sono stati, ma io dico l'ennesima volta, per l'ennesima volta, perché qui è un quartiere dove si è sparato, si è ammazzato, si è gambizzato, al Ferro di Cavallo frequentemente si esplodono colpi di pistola. E giovedì pomeriggio c'è stato questo ennesimo atto, possiamo dire, di violenza, colpi di pistola esplosi contro un'autovettura. Ma io devo dire una cosa, è doveroso dire questo. Si sta parlando dell'abbattimento del Ferro di Cavallo. Il Ferro di Cavallo si trova qui a pochi metri da noi. Sono stati effettuati degli sfratti. Sapete dove sono finite quelle persone sfrattate dal Ferro di Cavallo? Qui in Via Lago di Capestrano. Già ci sono state, in questo momento registriamo 7 occupazioni abusive, e sono persone che sono state sfrattate dal Ferro di Cavallo, occupano a 100 metri di distanza. Quindi l'abbattimento del Ferro di Cavallo è quello, è una grandissima farsa, è una delle più grandi farse, perché si sta facendo passare il messaggio che abbattendo quella struttura si ripristina la legalità. No, si sposta l'illegalità di 100 metri. Questo è un quartiere pericolosissimo, aumentano le occupazioni abusive, si stanno spostando dal Ferro di Cavallo appunto qui in Via Lago di Capestrano e questo è gravissimo. Qualche giorno fa si è sparato, ci sono atti di violenza continui. Cosa chiediamo noi? Chiediamo lo sfratto degli occupanti abusivi, la rimissione di persone serie e oneste all'interno degli appartamenti e soprattutto una vigilanza H24, perché qui i cittadini onesti hanno paura, non scendono più in strada perché sono stati fatti oggetto di ritorsione da tempo, ci sono stati atti di violenza importanti e pericolosissimi, ci sono ancora abitazioni fatiscenti dove le persone purtroppo non riescono a scendere sotto perché ci sono ascensori guasti che si rompono frequentemente e quant'altro, ma il problema rimane il problema di sicurezza e di ordine pubblico.